Assessore, la notizia ormai è uscita fuori già da qualche giorno, però ci preme sapere un po' qualche dettaglio maggiore sulla questione, appunto, che il Lastaria è stato accorpato al Policlinico Riuniti di Foggia. Quali dettagli ci può dare in più? La notizia dell'ospedale Lastaria di Lucera è una notizia estremamente importante, perché questo governo regionale, su proposta del presidente Di Michele Emiliano, ha deciso di potenziare l'ospedale di Lucera per servire un'area importante che è quella di Lucera e dei Monti d'Aulo, attraverso l'accorpamento con l'azienda ospedaliera universitaria di Foggia. Questo avrà delle ripercussioni positive sull'ospedale di Lucera, perché lì si trasferirà ad esempio tutta la lungodegenza, soprattutto della geriatria. Ci sarà la possibilità di avere un confronto, una commissione anche con l'università, quindi con un'azienda solida, e lo abbiamo fatto perché Lucera e i Monti d'Aulo meritano una prospettiva importante. Si parla di richieste da parte dei cittadini, soprattutto di un potenziamento anche del pronto soccorso e altri magari reparti o altro, insomma, che cosa ci può dire in merito a questo? Quali saranno poi più o meno le idee che state sviluppando a livello anche sanitario? Su questo ci sarà un'intesa tra i due direttori generali degli ospedali riuniti e della ASL per determinare i dettagli dell'intesa e del potenziamento. L'atto politico importante che la Giunta regionale ha approvato è quello proprio di potenziare e di accedere anche ad una richiesta che è partita dal territorio lucerino, dai medici, dal sindaco di Lucera, che chiedeva questo accorpamento, e siccome tecnicamente era fattibile e potenziava Lucera e i Monti d'Aulo, noi lo abbiamo fatto.